Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium e se non l'avete già fatto, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati sulle ultime novità. Oggi vi presento quello che secondo me è praticamente un fake. Un youtuber su internet, Technical Info, ha realizzato con l'uso di due motorini un caricabatterie per telefonini. Questo sembra davvero una idea rivoluzionaria in cui ti permetti di caricare il telefonino anche quando non hai la possibilità di caricarlo o non hai un power bank, oppure vendono anche quei pannelli solari, non hai il sole e comunque questa qui sarebbe una soluzione davvero geniale. All'inizio che ho visto il video, sinceramente ho cascato anch'io, perché sembrava anche per me una soluzione ottima. Però osservando bene il video ho visto delle cose che mi ci hanno fatto un po' pensare. A metà video, lui dopo aver applicato questo dispositivo al telefonino, il telefonino si accende e rimane fisso alla percentuale di 79%. 78, voglio dire, 78%. Adesso mi chiedo io, perché non ha fatto in modo di dimostrare che il telefonino stesse caricando rimanendolo finché non arrivava a carica 79? Poi qualcuno dice: allora scusami, come fanno i motorini a girare? Semplicemente con il principio che il telefonino, la porta che ha in dotazione, non solo può immagazzinare energia con il suo caricabatterie, ma può anche dare energia. In effetti, in alcuni progetti su internet ho visto che qualcuno ha usato questa porticina nel realizzare una torcia per il telefonino. Quindi i motorini si avviano e vanno in funzione grazie all'alimentazione del telefonino stesso, che lui abilmente, premendo un bottoncino, fa partire il telefonino, fa accendere l'energia del telefono, fa partire i motorini. A dimostrazione di quello che vi sto dicendo io, lui ha realizzato un altro video in cui, piuttosto che usare la cordicella per far partire i motorini, ha utilizzato un condensatore elettrolitico che, a vederlo, più o meno, forse, non sono sicuro, dovrebbe essere di 4700 microfarad, circa 10 volts. Perché vi do questa notizia così come fosse? Perché a lui ho chiesto che valore avesse questo condensatore, ma non ha mai risposto né a me né agli altri, a dimostrazione che avesse qualcosa da nascondere. Con questo condensatore lo applica su una batteria di 9 volts, ovviamente la batteria carica il condensatore pieno di carica lo applica al suo circuito. Ovviamente, essendoci energia, il motorino parte e parte anche i LED attaccati vicino. Però, stranamente, questa cosa qui, come ha fatto nel telefonino, lo applica solo per qualche secondo. Infatti, nel video si vede che dopo qualche secondo stacca il condensatore. Ma la cosa interessante è il fatto che il motorino e la luce si spengono. Perché è interessante? Perché se era, come diceva lui nel primo video in cui utilizzava questo sistema per caricare la batteria e i telefonini, i motorini dovevano essere in funzione, dovevano continuare a girare anche nonostante tutto, il condensatore è stato eliminato. Perché ormai i motorini erano avviati, stavano creando energia propria, il condensatore non serviva più. Invece i motorini si fermano e si spenga anche la luce. Quindi, per un'ulteriore verifica, ho realizzato anch'io la stessa cosa. Ho preso dei lettori CD, li ho smontati, ho preso dei motorini da dentro, ho verificato che i motorini funzionavano e ho fatto la stessa cosa. Infatti, potete vedere anche il video in cui come sto montando i pezzi. Nel momento in cui applicavo i 5 volte l'alimentazione, i motorini partivano. Come li toglievo, si staccava tutto. Se è come diceva lui, i motorini non dovevano staccarsi, non dovevano spegnersi, ma continuare a girare perché stavano generando energia propria, dovevano essere a meno in bilanciamento. Invece questo non avveniva perché sono motori, non sono dinamo e questo effetto non può esserci. Qual è stato il suo vantaggio? Lui ha creato qualcosa che non funziona perché è palese il fatto che si vede che non è una cosa reale. Il vantaggio è stato che lui ha guadagnato la bellezza di 231.000 visualizzazioni, quindi sono dindi, sono soldi, perché ogni sua visualizzazione sono soldi che incassa tramite YouTube e questo è stato il suo guadagno. Ma molti purtroppo che andranno a realizzare il suo progetto rimarranno tutti delusi. Quindi lasciate perdere questi progetti fatti così. Fate ricerche, studiate e non credete a queste cose che sono tutte fandonie.
Vi ringrazio della vostra attenzione. Alla fine di questo video ricordatevi di mettere un bel like. Buona giornata a tutti.